No, perché dai. Francesca sta parola non la vuol sentire. No, non è che perché magari potrebbe essere una lame a doppio taglio, no? Dice uno va a far pugilato, a me chi me lo fa fare? Certo. Fare pugilato e dopo finisco morto, vado a casa, non riesco a fare più niente. No, questa è solo una mia battuta che do sempre e spesso, che dopo un duro allenamento fatto in palestra magari il ragazzo che prima, che ne so, faceva le ore piccole la notte andando in giro magari bevendo qualcosina di troppo, facendo uno sport del genere, a parte la coscienza proprio stessa ti vieta queste cose, magari preferisce andarsene a riposare e aspettare l'indomani per farsi subito un altro allenamento. Ho capito, va bene. Allora io lascerei la parola un po' a qualcuno di questi ragazzi che hanno qualche o domanda per il maestro oppure qualche considerazione anche sul pugilato. Luca, dai, tu che comunque lo sport lo conosci. Ma io volevo innanzitutto dire che condivido pienamente quello che ha detto il maestro e anche il paragone che faceva prima Maxi Morgante. Però ecco, forse una cosa che chiederei al maestro e che mi sento anche un po' di aggiungere, cioè quali sono quei valori che ogni disciplina, a partire dal pugilato, come diceva anche prima lei, tutti quanti gli sport dove c'è un contatto fisico, che molto spesso vengono banalizzati come semplice violenza, quando poi dietro c'è una tecnica, un sacrificio, un allenamento immenso, quali sono quei valori che ti aiutano a coltivare e a crescere, diciamo, dentro di te come essere umano, ecco? Questa è una bella domanda, Luca. Guarda, il pugilato, come gli altri sport, hai detto bene, di contatto fisico, sport da ring, sport da combattimento, formano il carattere, ma soprattutto c'è, me ne vogliono quelli degli altri sport, perché io ho detto amo tutti gli sport in generale, ma uno sport come il pugilato che ha, a parte delle regole fondamentali, ma c'è una forma di rispetto ineguagliabile rispetto agli altri sport. Io è la domanda che faccio sempre a tutti: se avete mai visto in uno sport, quando viene effettuata una scorrettezza magari involontaria, subito il pugile che l'ha commessa chiede subito scusa e abbraccia l'avversario come se si sente in colpa di quello che ha fatto, anche se non era fatta apposta. Io vedo nelle partite di calcio, me ne vogliono quelli che amano il calcio, ma nel calcio non succede questo. Se un atleta prende un calcio non fa altro che aspettare il momento per vendicarsi e darglielo subito dopo, o magari fargliela pagare magari negli spogliatoi, quello che si sente e che si legge sui giornali. Lo sport della boxe è uno sport dove il carattere si forma e soprattutto il rispetto dell'avversario, questo è importante. Giacomo? No, io comunque sia, quando ho fatto kickboxing, devo essere sincero, però comunque sia qualche rudimento di pugilato l'ho avuto anch'io. Anche la cosa che mi ha colpito di più è proprio l'aspetto della filosofia che sta dietro il pugilato, cioè questa cosa del rispetto, dei valori. Io le volevo chiedere quanto conta l'abnegazione dell'individuo in uno sport come il pugilato, così impegnativo. Guarda, intanto il pugilato è, per chi magari non l'ha ancora capito, non è uno sport che possono fare tutti, è uno sport molto difficile ed è uno sport che richiede veramente una concentrazione non indifferente e una intelligenza molto è molto importante, studiare la tattica nel combattimento e non essere sprovveduti nei match, per cui il pugilato è uno sport che
è una fase di studio molto importante, e credo anche gli altri sport da ring, perché qui, ragazzi, io ve lo dico chiaro e tondo, magari tanti maestri ci pensano prima di dirlo perché magari poi si desertano le palestre, ma è pugilato uno sport molto pericoloso, nel senso che ci si fa male, ma potrebbe diventare un gioco se uno lo fa con una certa intelligenza e riesce a seguire gli allenamenti e i consigli tecnici da parte del maestro. Bene, c'è qualcun altro che... non c'è nessuno che vuole fare altre domande. Francesca? No, fa col dito di no, maestro. Senti, te la faccio io una domanda. Allora, sei sempre circondato da tanti ragazzi, no? Giovani, anche meno giovani, nel senso anche quarantenni che per la prima volta si affacciano. Ma ti sei mai chiesto, cavolo, ma io faccio qualche cosa di utile? Faccio qualcosa di utile per questa società? Cioè, te la sei mai fatta sta domanda o continui sempre ad andare avanti a testa bassa a lavorare? Beh, evidentemente la risposta me la dà lo stesso amatore, lo stesso atleta che viene in palestra. Io qualsiasi palestra o centro sportivo dove ho operato il mio lavoro ho sempre riscosso un buon successo, un numero di persone di tutte le età, poi tra l'altro, e mi sento di fare cose buone perché in parte la risposta della gente che mi viene in palestra, ma alla fine è uno sport che affascina un po' tutti, e se la gente viene è perché magari ha trovato anche un insegnante che sappia fare il suo lavoro, insomma. Ecco, un insegnante che sa fare il suo lavoro, io non voglio ovviamente metterti in difficoltà, però l'altra volta, nella scorsa puntata, tu ci raccontavi come c'è questo proliferare di palestre, di bodybuilding che mettono per attirare un po' i giovani, prepugilistica, e poi alla fine non sono neanche riconosciute, se correggimi se sbaglio, dalla Federazione Italiana Pugilistica, no? Allora, c'è il rischio che anche, insomma, questo movimento dell'MMA che Alessio fa e che, diciamo, sta pubblicizzando anche grazie alle televisioni, però possa portare qualcuno che per fare solamente del profitto si inventa queste cose e, diciamo, inganna tra virgolette i ragazzi e ovviamente che non fanno pugilato, ma non fanno neanche uno sport, nessun tipo di sport, non fanno nulla se non andare in una palestra e basta. Questa è una bella domanda, nel senso che poi sta all'atleta stesso che si iscrive in una palestra. Io un consiglio che do a tutti quanti è di non guardare solo alla bella palestra che sia ben attrezzata, ma innanzitutto bisogna guardare che ci siano degli istruttori qualificati e che conoscono la materia. Le palestre che praticano fitness in generale, che fanno 2000 discipline in un'unica sola palestra e mettono l'etichetta prepugilistica e magari non sanno neanche che cosa sia la prepugilistica, è preferibile mettere fit box oppure box di ginnastica, ma piuttosto che prepugilistica. La parola prepugilistica è una parola molto importante, io ritengo che sia il passaggio dall'attività amatoriale che può essere da giovani di giovane età e fino a magari a un'età molto più avanzata, ma la prepugilistica è il passaggio dall'amatore all'agonismo, per cui quando si va in una palestra bisogna fare attenzione a quella parola scritta prepugilistica, e che magari ti attaccano subito la musica e cominciano a ballare. Non è pugilato vero, pugilato è quello che facciamo noi nelle palestre iscritte alla Federazione Pugilistica Italiana. E poi vi do un consiglio, la prima cosa è semplice: entrate in una palestra e chiedete subito se questa palestra è iscritta alla Federazione Pugilistica Italiana. Dal momento in cui vi dicono di sì, basta, quella è una palestra di pugilato e la parola prepugilistica vale la pena di essere scritta.
la domanda inversa, tutto questo proliferare di sport nuovi, discipline nuove, possono togliere diciamo al pugilato classico? No, ben vengano, a noi fa piacere, più gente c'è che scimmiotta così il pugilato, e più poi nella maturità anche capendo che cos'è il vero, la vera boxe, e poi alla fine andranno nelle palestre iscritte alla federazione. Io ho tanti iscritti a livello amatoriale che vengono da altre palestre dove facevano fitness. Maestro, io ho fatto 10 anni il pugilato, poi li vedevi davanti al sacco, facevano ridere, perché magari loro andavano in una palestra di fitness con la musica, facevano pugilato, ma non hanno capito che il pugilato non era quello. Però ben vengano che ci siano queste società di fitness che scimmiottano la boxe, con la speranza che poi la persona capisca che non è quello il vero pugilato e che poi ce li ritroviamo dentro noi nelle palestre, magari con un inizio già avuto, magari non bene, però possiamo rimediare noi tecnici. Va bene, va bene. Allora io direi di chiudere qui, Franco, se tu c'hai qualche curiosità da darci, che ne so, magari Christopher è ancora campione, ha fatto qualche altro tipo di... No, ci abbiamo soltanto un impegno, ecco, che prima lo dicevo mentre parlavo, ecco, con Alessio, che domani mattina parto, vado a Catania per un incontro professionisti, più una ragazza dilettante della Lupa Box, andiamo a Catania a fare questi due match, mentre qui a Roma domani c'è un'altra ragazza dove ci andrà Francesca Giordano a accompagnarla all'angolo a Soriano del Cimino, e domenica abbiamo Valerio Penza che combatte ad Anguillara, a Sabazia. Per cui l'attività c'è sempre, e finalmente siamo arrivati in chiusura, perché a fine mese chiudiamo la palestra della Lupa Box e riapriamo il 1° di settembre, poi ci saranno tanti impegni e poi cominciamo a lavorare progettualmente per la nuova sede della palestra, per cui ci sarà tanto da fare. Va bene, quindi davanti a questi ragazzi che stanno qua, oltre ad invitarli nella nuova palestra della Lupa Box che sarà nel quartiere di Villa Cordiani, possiamo prenderci l'impegno anche di portarli questi fenomeni cubani? Ma sì, guarda, io l'ho promesso e sicuramente accadrà questo. Io non so, prima ti stavo anticipando, poi mi si era interrotta la... parlavo di aver parlato con la federazione pugilistica, sì, per dei raduni, e sicuramente verranno delle squadre dall'estero, e il mio progetto è quello di far venire una scuola cubana e un'americana a Villa Cordiani. Perfetto, allora diciamo a questi ragazzi che possono usare un hashtag inventato da questa trasmissione, che è hashtag i bambini cubani nascono con i guantoni, sicuramente, che è la frase del maestro Franco Piatti. Sì, sicuramente. Perfetto, va bene, io ti ringrazio Franco, ringrazio ancora Alessio Sagara e i ragazzi che stanno qui con noi alla Festa dell'Unità per essere stati presenti, ringrazio tutti, grazie. E noi che facciamo? La Lupa Box chiude, e chiude anche incrociando i guantoni per il mese di agosto? Sì, guarda, sicuramente io qualche giorno di ferie credo di farlo perché ne ho bisogno, però magari se vuoi possiamo vederci anche giovedì prossimo, ecco, e poi magari chiudiamo. Mica sarebbe male. D'accordo. Facciamo una trasmissione, appunto, ritorniamo nella nostra sede a Via Venezia Giulia. Senza meno. E facciamo il nostro incrociando i guantoni giovedì prossimo alle ore 19:20, vediamo un po' gli impegni anche del maestro. Va bene, allora io vi saluto. Ovviamente diamo appuntamento a chi ci ascolta domani, ancora l'ultimo giorno della Festa dell'Unità di Roma, qui a Viale di Porta Ardeatina, alla Casa del Jazz. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista ad Alessio Sagara potete andare su radioromafutura.it oppure sul profilo Facebook Roma Futura, sulla pagina Facebook Radio Roma Futura o su Twitter @RadioRomaFutura. Franco, buonanotte, grazie a tutti. Grazie a te Massimo, buonanotte a e tutti ragazzi, pugilato. Buonanotte e viva la box. So I fuck your bitch, you fat motherfucker.
West Side, bad boy killers. You know who the realest is, niggas. We bring it to you.